22 agosto 1979, festa di Maria Santissima Regina, fedeli, pronti ed ubbidienti. Sono la vostra regina, vi chiamo, figli prediletti, a diventare tutti i miei sudditi fedeli, pronti ed ubbidienti. Siete fedeli se osservate sempre quanto vi domando, se ascoltate la mia voce, se vi lasciate condurre da me con docilità. La vostra fedeltà deve crescere ogni giorno nella perfetta fedeltà ai doveri del vostro Stato. In questo dovete essere a tutti di buon esempio. Chi mi è fedele fa della sua vita uno specchio in cui io possa riflettere la mia immagine e diffondere attorno a sé il profumo di tutte le mie virtù. Chi è fedele procede con fiducia e abbandono sulla strada che vi ho tracciato, senza guardare ad alcuna creatura, senza attendersi umane approvazioni, senza cercare appoggi o incoraggiamenti, ma entrando sempre più nell'intimo del mio cuore immacolato, si lascia condurre da me sulla via della croce fino a giungere sulla vetta del Calvario. Dal modo con cui sapete soffrire, tacere e offrire, si potrà misurare il grado della vostra fedeltà, che desidero portare fino all'eroismo. Siete pronti se seguite subito e senza perplessità i miei ordini. In questi anni vi ho delineato il cammino che dovete compiere. Perché non lo percorrete con sicurezza e fiducia? Perché alcuni di voi si fermano ancora incerti e insicuri? Il mio avversario riesce a fermarvi con i dubbi e vi paralizza con la sfiducia. Vi ho già svelato il mio piano di battaglia, mentre vi ho formato e vi ho condotto per mano per prepararvi al grande combattimento che ci attende. Siete pronti se usate delle armi che vi ho dato? La preghiera, la vostra sacerdotale preghiera, la recita frequente del Santo Rosario, la sofferenza e la vostra sacerdotale immolazione. Ora dovete essere pronti agli ordini della vostra regina, perché si sta per entrare nel periodo più doloroso e decisivo. Fra poco tutto potrebbe precipitare, sarete chiamati a vivere momenti gravi, seguendo colui che Dio ha messo a capo della mia schiera, il vicario di mio figlio Gesù, che con fortezza e coraggio procede verso la sua perfetta immolazione, a cui da tempo l'ho preparato, pronto a donare per me e per voi la sua stessa vita. Siete obbedienti se date a tutti la testimonianza di una perfetta docilità alle norme che la Chiesa prescrive per i sacerdoti. Questa è la vostra divisa e con essa vi voglio tutti rivestire per rendervi invulnerabili nel combattimento. La vostra silenziosa, umile, perfetta obbedienza, obbediente al Papa, ai Vescovi e a Lui uniti, alle norme che regolano la vostra vita sacerdotale. Vi voglio disciplinati in tutto, anche nelle cose più piccole. Dite sempre e con prontezza il vostro sì al Padre, che vi chiama a seguire suo figlio Gesù, che si fece per voi esempio perfetto di obbedienza fino alla morte di croce. Se tutti sarete fedeli, pronti e obbedienti, potrò veramente regnare in ciascuno di voi. Per mezzo vostro potrò regnare anche in tutto il mondo, preparando la strada su cui Cristo Re sta per giungere per instaurare fra voi il suo glorioso regno di amore.